Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Linea Rovente. Oggi accendiamo nuovamente i nostri riflettori su una questione assai spinosa. Ci interroghiamo su quello che sta accadendo sulla vita lavorativa e non solo delle migliaia di tirocinanti che sono ancora in attesa di conoscere quale sarà il loro destino e non solo economico. Ecco perché il titolo Tirocinanti, quale destino? Lo facciamo in compagnia anche oggi di Patrizia Curcio e di Antonio Piraino. Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuti in trasmissione. Grazie a te Alessandra. Ci siamo visti all'incirca un mese fa, forse qualche giorno in più. Raccontavamo appunto la storia, Patrizia, di queste migliaia di tirocinanti che oggi rappresentate voi qui con me in trasmissione. Un'odissea l'avevamo definita, che non si riusciva diciamo a sbloccare, non si vedeva la famosa luce in fondo al tunnel. Si comincia a vedere qualche spiraglio, però ancora non siamo la riusciti, bajour. Chiamiamola così, non siamo riusciti insomma a dipanare la matassa. C'è forse una piccola nota positiva, seppur parziale, eravate in attesa di vedere liquidata l'ultima mensilità dei 6 mesi, se non ricordo male, delle competenze che vi spettavano. Per qualcuno intanto questa mensilità è arrivata, per gli altri finalmente comunque in via di liquidazione, quindi eppur qualcosa pare si stia muovendo. Assolutamente sì, siamo stati liquidati nello scorso mese di giugno, per maggio e giugno, diciamo per la maggior parte, adesso anche gli ultimi stanno ricevendo gli accrediti. Parliamo quindi, della mensilità riferita a gennaio 2018, assolutamente abbiamo sì. Un ritardo diciamo all'incirca. Per qualcuno era dicembre 2017 l'ultima mensilità di lavoro, invece per noi era gennaio 2018, comunque diciamo che era l'ultimo mese del tirocinio. Ce l'abbiamo fatta. Precedente. Siamo riusciti a chiudere questi conti, però quella luce in fondo al tunnel ancora resta molto lontana. È un miraggio, è un vero miraggio. Sì, perché praticamente come abbiamo già parlato nella trasmissione circa un mese fa, il nuovo bando è stato reso pubblico il 2 di febbraio del 2018, ma ancora non riusciamo ad avere la definizione di questo bando, perché sembra ci sia una importante differenza tra i soldi erogati e i soldi decretati. Quindi Regione Calabria, che sono gli attori principali, diciamo Regione Calabria e INPS, non si trovano concordi sui conti e quindi sembra ci sia una differenza di 39-40 milioni di euro. Una cosina da poco, insomma. Sì, gli spiccioli, che però sarebbero proprio i giusti per procedere a dar vita a questo nuovo bando, che vedrebbe ricollocati circa 6.000 persone per 12 mesi più 12 presso enti pubblici e privati. Ecco, Piraino, mi viene da chiederle, com'è possibile che due enti così importanti come la Regione Calabria e l'INPS non riescano a dialogare e soprattutto si trovino con una differenza tale di per queste cifre? Lei se l'è posta sicuramente questa domanda, sì. Essendo poi attore protagonista della vicenda. Anzitutto volevo ringraziarvi per l'opportunità che ci date, soprattutto a rendere partecipe tutto il territorio calabrese su questa problematica, che comunque non è di poco conto. Anche se può sembrare strano, per le 500 euro al mese che possa essere la retribuzione, è fondamentale, è importante per chi vive questa disgrazia, chiamiamola così, o questo dramma, portarsi a casa questo piccolo compenso economico, rendendo mano d'opera presso gli enti che possono essere privati o pubblici, quelli che possono utilizzare in questo futuro immediato. Mi permetta di aggiungere che appunto, come diceva lei, stiamo parlando di persone che hanno avuto la sfortuna in un periodo di crisi di perdere il lavoro. Hanno visto questi bandi come uno spiraglio per rientrare nel mercato del lavoro e dietro alle quasi 6.000 persone ci sono altrettante famiglie. Assolutamente sì. Era doveroso, ritengo, da parte dell'informazione o di un'emittente regionale come la nostra mettere a conoscenza tutto il territorio, perché
perché insomma non le dico che in quasi ogni famiglia, ma in buona parte insomma delle famiglie calabresi c'è una persona come voi in queste condizioni, quindi si tratta proprio di informazione necessaria. Assolutamente sì, io rappresento un po' una buona fetta, se non la maggioranza di questi lavoratori, perché tempo addietro abbiamo costituito un sindacato, abbiamo aderito a un sindacato già esistente, però abbiamo costituito un dipartimento che proprio difende i tirocinanti in Calabria, il CSA, il nostro è un comitato di appartenenza a questa struttura dove noi difendiamo. Le chiedo scusa, abbiamo una telefonata in linea, pronto, con chi parliamo? Pronto, buongiorno, sono la signora Anna Maria Intrieri e chiamo da Castrolibero. Buongiorno signora Anna Maria, ci dica tutto. Dunque, mio marito ha fatto per la prima volta la domanda per il tirocinio, ancora non si sa nulla. Volevo sapere, adesso mo, giustamente gli ospiti lì in trasmissione spiegheranno qualcosa per quanto riguarda ciò. Poi vorrei sapere se possono delucidarmi gentilmente per quanto riguarda la mobilità in deroga, perché sì, è stata chiusa, ma mio marito dovrebbe percepire ancora dei mesi arretrati, cioè è a metà del percorso. Non so se pagano ancora qualche mese. Quindi è ancora in attesa di vedersi erogati i soldi della perché mobilità. Mi hanno detto che hanno all'INPS, sono fermato all'INPS, non so se è vero o no, per pagare altre mensilità. Signora, io non vorrei darle una brutta notizia, ma dalle informazioni in nostro possesso... Il 28 aprile 2017, un attimo, e che si riferiscono agli ultimi sei mesi del 2015. Questo volevo sapere qualcosa in merito anche della mobilità. Vi ringrazio, gentilissimo. Grazie a lei signora, e in bocca al lupo ovviamente un po' per tutta la situazione, ecco, quel discorso che facevamo, ci sono tante famiglie in questa situazione. Allora intanto bisogna capire il marito se apparteneva a una prima parte di mobilità in deroga o alla seconda parte, quella che andava dal 2014 al 2016. E hanno una difficoltà, diciamo, entrambi nel ricevere le spettanze. Però c'è da sottolineare che con il decreto Poletti e con l'accordo siglato dalle sigle sindacali e la Regione Calabria del 6 dicembre 2016, la mobilità, quindi le politiche passive, sono state definitivamente concluse. Quindi persone come me, che erano in mobilità solo da 11 mesi, si sono ritrovati ad avere un gap che non verrà mai saldato. Quindi questi soldi sono stati trasformati in politiche attive, questa era la famosa promessa delle politiche attive e quindi dei tirocini, che però ad oggi siamo qui appunto per parlarne. Abbiamo intanto un'altra telefonata, pronto, con chi parliamo? Pronto? Buon pomeriggio, in onda, mi dica. Sì, sono Virio Russo. Prego, signor Russo. Io sono il responsabile della Confial, dei nuovi lavori. Sì. E in più sono il responsabile della Sibaritide delle Polline. Allora, io vorrei salutare i colleghi, perché ci conosciamo sia con Tonino che con Patrizia. Vorrei anche ricordare che discussione, né tantomeno vorrei contrariare i colleghi che sono là. La situazione è molto più grave. Abbiamo avuto notizie da stamattina dal Ministero, quindi ci stiamo impegnando a livello ministeriale. Non basta più i sit-in lì alla Prefettura, non basta più andare all'INPS e non basta più andare alla Regione. Io sto organizzando sul nostro territorio, anche sugli altri territori, Catanzaro, Reggio, Vibo e Crotone, visto che il CSA è quello che ci contraria sempre, purtroppo devo dire questo, mi dispiace ma purtroppo è così. Io vorrei dire una cosa che è una notizia imminente. Il governo vuole spostare i nostri fondi dalle politiche attive al reddito di cittadinanza.
Quindi il problema non è tanto piccolo, ma è grande. Questo ovviamente verificheremo insieme, ci auguriamo che questo non avvenga. Ovviamente, signor Russo, la speranza, e credo insomma di poter parlare anche a nome dei miei ospiti, ma adesso poi le risponderanno direttamente, è quello, e l'augurio è quello di collaborare tutti quanti, perché l'obiettivo è comune, quindi se c'è da lottare come si sta facendo, lo si fa e si fa squadra per raggiungere insieme un obiettivo, che è quello insomma di chiarire la situazione e trovare una soluzione che vada bene a tutti. Non sento più. Io vorrei fare una proposta ai vostri ospiti. Pronto? Sì, sì, prego, ci dica. Siamo io, la stiamo ascoltando. Allora, vorrei fare una proposta ai vostri ospiti, visto che loro mettono in risalto il CSA. Io non metto in risalto la mia confederazione. Esco dalla mia confederazione come escono tanti. Andiamo come tirocinanti e ci mettiamo tutti insieme, così in questo modo riusciamo ad avere qualche soluzione al problema. E se loro hanno questa possibilità, se loro vogliono questa unione, si può fare, ma si deve uscire dai ranghi delle loro idee, perché noi non vogliamo fare politica agricola, vogliamo fare politiche attive. Ok, saluto a Tonino e a Patrizia. Grazie per essere intervenuto, grazie mille, grazie. Signor Russo. Grazie. Credo che l'obiettivo sia comune. Assolutamente insomma, l'obiettivo. Vi chiedo scusa per aver magari anticipato quello che poteva essere la risposta. È stato un ottimo intervento da parte di Ovidio, che salutiamo affettuosamente. Allora, noi stiamo facendo dei passaggi che sono dei passaggi obbligati. Abbiamo voluto sentire la Regione Calabria perché è il nostro interlocutore principale. Successivamente abbiamo voluto sentire l'INPS regionale perché era opportuno anche sentire le due campane. E quindi il 19 di giugno ci siamo recati dall'INPS regionale, dove ci è stato comunicato appunto questa reale difficoltà di unire queste somme e di farle quadrare. E dopo questo passaggio l'unica strada che ci è sembrata quella più opportuna è stata quella di informare il prefetto in maniera pacifica con un sit-in. Ma non è stato un sit-in né del CSA semplicemente né solo dei tirocinanti, è stata un sit-in, una manifestazione alla presenza di 13 amministrazioni comunali, che ringrazio pubblicamente perché avere la vicinanza di amministrazioni come Rende, Cosenza, Cervicati, Mongrassano, Cerzeto, Bisignano, Roggiano Gravina e quant'altre, altre, Lattarico, la dottoressa Blandi, che tra l'altro è anche vicepresidente dell'ANCI, quindi anche una voce importante. Ed avere presente con noi l'onorevole da poco insediato Anna Laura Orrico del Movimento 5 Stelle ci ha permesso di raggiungere un risultato abbastanza interessante. Abbiamo che poi un'altra telefonata, poi ovviamente ridiamo la parola anche a Piraino perché lo abbiamo interrotto un paio di volte, ma no. Ubi Maior, pronto, con chi parliamo? Pronto, Peppino Bisantici da Catanzaro. Benvenuto, mi dica. Volevo dire, io sto leggendo un libro su Padre Pio, Conti e risale al 1955, quando il presidente della Camera, Giovanni Leone, andò a trovarlo. Corsi e ricorsi storici, i tempi passano ma la politica non cambia. Dunque, subito dopo, nel salotto del primo piano, incontrò l'onorevole Leone, Padre Pio, con il suo seguito. Il colloquio dirò in mezz'ora. Padre Pio parlò con accortezza dell'Italia, del modo di governarla, ispirandoci al cristianesimo. Pronunciò un duro giudizio nei confronti dei democristiani, responsabili di una condotta pieghevole verso il comunismo, che risultava alimentato per giungere esplicitamente. Se vi dicessi, disse Padre Pio, che siete dei cooperatori degli indiretti collaboratori. Padre, siamo dei furfanti, disse Leone. La differenza, disse Padre Pio, consiste tra voi della Camera dei delinquenti, è questa: se un delinquente ne fa qualcuna, sa che la pagherà sicuramente. Voi invece ne fate tante,
e a fine mese siete anche pagati con l'alti stipendi della nazione. Mi perdoni se la interrompo, ma il messaggio mi sembra piuttosto chiaro. Italiano. Peppino, le chiedo scusa, ma abbiamo dei tempi molto ristretti, abbiamo molte telefonate in coda. Io la ringrazio perché il messaggio è davvero chiaro. Grazie per averci chiamato. Una buona giornata. Era evidente, insomma, sì, il messaggio che voleva lanciare il nostro ascoltatore da Carranza. Questo è un po' il malcontento che regna, insomma, diciamo... nelle famiglie. E comunque concludo dicendo che la nostra andata dal prefetto ha fatto sì che l'attenzione si spostasse appunto a livello ministeriale. Abbiamo fornito una relazione dettagliata di documenti anche al ministro Di Maio, il quale ieri c'è stato un piccolo tavolo di lavoro al Dipartimento del Ministero del Lavoro e si è discusso della questione tirocinanti. Disconoscevano alcune cose, approfondiranno l'argomento e sicuramente nel tavolo che è stato fissato il 3 luglio tra l'INPS nazionale, il MISE e la Regione Calabria potremmo forse incominciare a intravedere qualche spiraglio di luce. Voglio pensare che lei, Piraino, sia un po' positivo, anche se la vedo un po' crucciato dalla situazione. Ma io per natura sono ottimista. Però vorrei rispondere ad Ovidio, se lei mi consente. Se dobbiamo scendere dal carro, come dice Ovidio, non si deve andare a sedere ai tavoli regionali che rappresenta la Conviale. Scendiamo tutti dal carro, ma non è così comunque, perché comunque le parti sociali devono difendere questi lavoratori, se li vogliamo chiamare lavoratori, in modo molto serio e trasparente. Noi come CSA continuiamo la nostra strada. Chi ci ama ci segue. I lavoratori in questo momento ci stanno seguendo. Pensiamo e non ci arroghiamo quel diritto di dire che il nostro operato è giusto. Pensiamo che stiamo seguendo una strada giusta, abbiamo coinvolto le persone giuste e andiamo avanti. Siamo aperti al dialogo con tutti. L'unica cosa che non accetteremo questa volta, dottore, è chiara. Un 5 marzo non ci sarà. Mi spiego che significa. Prima delle elezioni eravamo tutti compari, amici e fraterni. Io il primo sono uno di quelli che mi faccio mia colpa a credere in alcune cose. Oggi siamo stati sedotti e abbandonati dalla politica e da tanti, che non va bene così, perché se vogliamo cambiare veramente il paese dobbiamo iniziare a essere umili e soprattutto ci dobbiamo confrontare con chi soffre e con chi ha bisogno, perché se uno viene a bussare a una porta viene perché ha bisogno, non perché viene a passare il tempo. Quindi c'è tanta gente e ricevo messaggi vocali di gente che piange disperata, perdonatemi il momento di emozione perché ne ho avuto tanto. È comprensibile, sa cosa? Perché pensa che in noi vede una salvezza, che in altri invece hanno girato le spalle, perché non c'è la delega, la trattenuta. Sa cosa? Si è perso di vista una cosa fondamentale da parte mia, e questo non vuole essere un sermone. No. E che il lavoro deve essere riconosciuto come un diritto, non come un privilegio. Ed è quello che purtroppo da troppo tempo sta accadendo nella nostra terra. Chi ha un lavoro in questo momento è tristemente privilegiato e non deve essere così. Assolutamente sì. Volevo concludere. Prego. Concludere con una battuta. Io non posso acquisire notizie che la situazione è tragica e così drastica da una dottoressa che mi dà la possibilità di comunicare a tutti, da una telefonata che interviene video. Ci vogliono i documenti, li mettiamo su un tavolo e discutiamo. Il Presidente della Regione Calabria poteva benissimo convocare tutti, le parti sociali, e dire: signori, i conti al momento non tornano con l'INPS nazionale, mi tornano a me come Regione, cercherò di far quadrare i conti anche a livello nazionale. Perché sotto, in Calabria, si fa una rendicontazione per erogazione. L'INPS nazionale la fa per decreti. Prima o poi vedremo chi ha ragione. Questo è uno dei motivi che ovviamente vi spinge ad essere in prima linea, perché bisogna dare delle risposte a questi quasi 6.000 lavoratori che sono in attesa di capire cosa accadrà, perché questo bando emanato a febbraio non ha visto ancora la sua attuazione, perché ci sono queste discrepanze. Perdonami Alessandra, questi 6.000 lavoratori siamo noi, appunto. Perché io sono una tirocinante, Tonino è un tirocinante. Questo non bisogna dimenticarlo. Questo non va dimenticato, perché io non mi sono
affiliata ad un sindacato per fare sindacato, non era assolutamente nella mia peggiore immaginazione. Voi siete i rappresentanti di voi stessi. Noi siamo i rappresentanti di noi stessi e ringraziamo il CSA che ci ha dato l'opportunità di creare ad hoc un dipartimento dedicato ai tirocinanti e ai precari d'Italia. E a questo proposito voglio rispondere sinteticamente ad Ovidio con un invito. Mi supererei. No, solo con un invito, perché lui ci ha invitato a scendere. Invece noi abbiamo fatto come CSA un invito ufficiale a tutte le parti sociali, e devo dire che ha risposto prontamente la CISL, per incontrarci e parlare di quello che possono essere delle strategie condivise per il nostro futuro. A noi non interessa la politica sindacale, non interessa neanche la politica, fermo restando le simpatie personali. Ma penso che sia chiaro che state perseguendo un obiettivo, e deve essere un obiettivo comune. Ecco perché vi dicevo di superare, anche perché se Russo, non essendo più in collegamento con noi, non comunque la possibilità di assolutamente, era solo un invito a dire, abbiamo esteso questo invito a tutte le parti sindacali. Sarà l'occasione magari per risentirvi, credo proprio che l'accoglierà e magari camminerete insieme. Avevamo posto l'accento sulla vicinanza da parte delle amministrazioni comunali, di alcune amministrazioni comunali, secondo me poi se ne avvicineranno altre. Perché è importante? Intanto perché hanno riconosciuto l'importanza del lavoro svolto da parte dei tirocinanti, laddove ci sono anche, diciamolo molto onestamente, delle carenze di organico all'interno di alcuni enti. Quindi questi bandi per i tirocinanti sono stati fondamentali anche per andare a colmare dei gap all'interno di alcuni enti che non potevano magari permettersi di invece fare dei bandi propri per delle assunzioni. Quindi credo che i sindaci o comunque le amministrazioni, gli enti interessati abbiano manifestato la loro vicinanza perché abbiano una necessità di organico e di potervi mantenere al loro interno. Hanno l'urgenza. Noi il 14 di giugno siamo stati a Cervicati facendo questo bellissimo incontro dove c'erano 6-7 sindaci, i quali con il cuore in mano ma con una emozionalità incredibile si sono rivolti dicendo: dateci una mano ad aiutarvi, perché abbiamo bisogno di voi, perché voi siete delle risorse fondamentali. Ci raccontavano che in alcuni comuni condividono il personale. Ci raccontavano che si prestano i vigili, l'ufficio dei servizi sociali apre 2 volte a settimana per 2 ore la mattina, cioè hanno delle difficoltà oggettive, hanno le difficoltà ad andare a prendere i bambini a scuola, hanno difficoltà ad assistere le persone in difficoltà familiare e quant'altro, cioè loro hanno proprio la necessità e quindi si sono schierati dalla nostra parte, anche perché hanno manifestato anche loro come noi un po' questa sorta di lassismo da parte della Regione Calabria, si sono sentiti un po' abbandonati, soprattutto tutti quei comuni un po' più piccoli come numero di abitanti della media Vallecrati, si sono sentiti un po' messi da parte, e allora insieme stiamo cercando di valutare delle opportune soluzioni. Delle contromisure, chiamiamole così. Che logicamente non saranno una cosa che può abbracciare un lavoro fatto da una regione, da un INPS nazionale o da un ministero, ma sicuramente potrebbe cambiare la vita di qualcuno e soprattutto nelle comunità a noi più vicine. Quindi portiamo avanti questi progetti. Bene, Pirano, torniamo a noi, perché io la vedo insomma con fascicoli, lei è una persona che ovviamente studia, si informa, verifica soprattutto, perché è interessato in prima persona e perché comunque insomma le piace anche parlare con dati alla mano. Soprattutto. Allora, parliamo un po' di questa situazione rispetto a come l'ha vissuta lei e a come la vede in prospettiva, perché ci sono insomma dei punti interrogativi che non le sono stati sciolti, che non le sono chiari. No, io ho delle mie perplessità, perché se esce un bando a febbraio 2018, dove all'articolo 13 mi trovo scritto che c'è una convenzione con l'INPS, e oggi mi trovo che ancora dobbiamo vedere qual è la somma, che convenzione è stata fatta con l'INPS, quindi non abbiamo una convenzione ancora oggi con l'INPS. La Regione Calabria emane la graduatoria provvisoria dei comuni ammessi a usufruire di questo bando a sportello per l'utilizzo di questi lavoratori che sono tirocinanti, ma la cosa più importante,
secondo il mio punto di vista, voglio essere ottimista, secondo me questi tirocini partiranno. È un film, io già ho visto, io già so il finale, però, e c'è un po' di thriller, ma dobbiamo bene capire dov'è. La può girare a sceneggiatura, insomma, a sceneggiatura. Un lavoro... La cosa che io lancio è che qui è giusto che si faccia un bando e tutto quello che è poi il percorso, però dobbiamo guardare un attimino in avanti, perché questi tirocini formativi per l'inserimento nel mondo del lavoro, dobbiamo cercare di trovare un percorso per poi creare veramente un lavoro stabile. Il percorso lo troviamo fra poco, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo ancora a parlare con i nostri tirocinanti. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nuovamente insieme, seconda parte della nostra trasmissione, oggi dedicata al mondo dei tirocinanti e alla loro odissea. Stiamo appunto parlando con Patrizia Curcio e di Antonio Piraino di quello che sta accadendo, ma soprattutto degli sviluppi possibili. Quali sono gli scenari, Patrizia, che possono aprirsi a questo punto per questi quasi 6.000 lavoratori in attesa che appunto si sblocchi la situazione? Mi hai fatto una domanda singolare. Ci vorrebbe la sfera di cristallo per stabilire un po' quello che potrebbe succedere. Allora, il nostro, diciamo, augurio principale è che giorno 3 luglio, durante il tavolo tecnico, i conti torneranno e che quindi sul tavolo ci saranno disponibili 60 milioni di euro per dare inizio a questi tirocini presso gli enti. E poi, in questi 2 anni, incominciare a lavorare seriamente, con progettualità e organizzazione, alle politiche attive. Politiche attive quelle che ci vedranno poi, fra 2 anni, ricollocati in una qualche maniera nel mondo del lavoro. Anche perché, fermo restando quello che si sente dire, il reddito di cittadinanza, reddito di dignità, che sono tutte cose che ancora sono a lunghissima, diciamo, scadenza, per giunta, per cui si parla del 2019 per andare a rimettere a posto gli eventuali centri per l'impiego che dovrebbero gestire tutte queste domande, per cui poi il 2020 partire e forse il 2021 iniziare a vedere qualcosa. Quindi probabilmente ci rientreremo alla fine di questi, speriamo, tirocini dei 2 anni, ma a prescindere da questo sono ancora diciamo agli albori della progettazione, hanno un'idea di massima ma non hanno ancora la contezza di come portarli avanti e non c'è la struttura, come hai giustamente anticipato, che possa gestirli, quindi la vedo un'ipotesi ancora un po' lontanuccia. Quindi bisogna sicuramente considerare che noi, essendo stati i primi delle politiche attive, comprendiamo chiaramente questo momento di disagio, però adesso il disagio dovrebbe arrivare a delineazione finale e iniziare a intravedere delle opportunità. Bisogna considerare che noi siamo tutte persone che andiamo dai 40 ai 45 anni a salire, quindi non abbiamo neanche l'opportunità di partecipare a concorsi, che è la misura che è stata spesso paventata dal ministro Di Maio. Perché ci sono comunque dei limiti di età. Assolutamente sì, 30-35 anni massimo. E quindi lì si è tagliata fuori. Io ho sempre definito la nostra generazione quella dei dimenticati. Un po' forse, io spero di no perché noi siamo qui apposta per mantenere sì, alta l'attenzione. In effetti, cioè, se si va a fare un bilancio di quello che c'è sul tavolo del mercato del lavoro, al di là di quello che purtroppo vengono definite briciole, perché insomma 4, 5, 600 euro mensili sono, diciamo, una situazione di tirocinio formativo, ecco, per essere reimmessi nel mercato del lavoro, ma che poi dovrebbero dare uno sbocco pressoché, insomma, definitivo, soprattutto a una certa età, si è un po' nel limbo. C'è una telefonata. Pronto, con chi parliamo? Salve, buongiorno. Buongiorno. Il suo nome? Posso chiedere? Io chiamo, sono una cittadina di Giumbano. Ah, benvenuta in diretta, prego. Salve, buongiorno a voi. Io siccome volevo chiedere a un ragazzo, un mio figlio che ha 21 anni, l'anno scorso ha fatto un tirocinio formativo di 6 mesi,
Sì. E quest'anno abbiamo fatto il possibile, dopodiché ha smesso praticamente, non ha avuto nessuna opportunità in nessun altro ambiente, e né tantomeno in quello dove già comunque aveva svolto l'attività lavorativa. Siamo andati all'ufficio di collocamento comunque per rifare tutto, perché nel momento in cui si fa il tirocino formativo bisogna poi rifare tutto da capo per quanto riguarda per esempio garanzia giovani oppure politiche attive eccetera eccetera. L'aggiornamento però della scheda grafica, mi hanno detto a mio figlio che cioè niente di positivo assolutissimamente, perché gli hanno detto guarda devi andare su Facebook, vai a vedere lì sopra, ci sono parecchie attività comunque dove cercano dei ragazzi, devi andare su internet, così, molto vaga la cosa. Comunque sono dei ragazzi che andrebbero seguiti perché si perdono questi ragazzi. Quindi cosa possiamo fare per poter stimolare questi ragazzi a non mollare, a non fermarsi, perché sta tutta una questione psicologica poi dopo. Loro si perdono, non hanno nessuno stimolo, soprattutto perché sono ragazzi che poi nemmeno studiano, non fanno nulla. Certo. E io da genitore sono un attimino preoccupata. Certo, signora. Tutto qua. Grazie. Se qualcuno potrebbe darmi un'indicazione, aiuto, non lo so. Certo. Ecco, grazie. Sì, a sì. Lei. Allora, intanto è molto giovane, quindi ha tutte le opportunità davanti, a differenza appunto del discorso di prima. E l'ufficio di collocamento di Cosenza è gestito da una persona assolutamente competente, il dottor Cucunato, il quale sicuramente potrà indirizzare al meglio il ragazzo, perché ci sono delle misure per loro che sono abbastanza variegate, c'è garanzia giovani, c'è dote lavoro e poi ci sono delle aziende, le uniche che abbiamo a disposizione sul territorio, che mettono a disposizione eventualmente dei posti. Però bisogna, come dire, intensificare un po' il rapporto con l'ufficio di collocamento, non dico una vera e propria fidelizzazione, però essere presenti. Purtroppo ognuno cerca di fare del proprio meglio, ma il concetto è che mancano realmente le aziende, abbiamo poca richiesta di lavoranti, abbiamo poche offerte di lavoro, ma abbiamo grandissime esigenze di ricollocazione. Quindi il problema non è solo del ragazzo, che potrebbe anche solo iniziare dei percorsi di formazione che vengono sempre offerti e dalla Regione Calabria, ma attraverso gli uffici di collocamento, quindi potrebbe essere una strada, e comunque può rivolgersi presso i nostri uffici e eventualmente gli diamo qualche suggerimento in più. Pilano, parlavamo appunto di questa generazione dimenticata che però ha voglia di rimettersi in gioco perché ha tutte le carte in regola ancora per dare tanto al mercato del lavoro e per dimostrare quanto vale. Certo, deve riformarsi perché magari è abituato a fare un determinato tipo di lavoro, per ricominciare è necessaria questa formazione, però si può fare, assolutamente. Si deve fare. Si deve fare. In effetti, se analizziamo quello che si sta facendo, quello che si è fatto, il discorso di fare dei tirocini formativi per l'inserimento nel mondo del lavoro, io posso solo dire che ho conosciuto dei miei colleghi in altri comuni, non nel comune dove ero io, che addirittura hanno sostituito figure importanti che non riuscivano neanche a utilizzare alcuni programmi all'interno dei computer, invece questi tirocinanti erano preparatissimi in materia e che hanno dato non un grosso contributo. Alcuni sindaci hanno dichiarato, il 14 a Cervicati, che mediamente un sindaco con l'utilizzo di questi tirocinanti hanno risparmiato da 60-80 mila euro. E per la questione economica che si vive adesso nei comuni è una cifra importante da riutilizzare, reinvestire eventualmente sotto altri aspetti. Ecco perché tutti i sindaci e le amministrazioni spingono affinché partano questi tirocini. Naturalmente anche i sindaci dicono che non deve essere soltanto un utilizzo di queste figure, ma anche per chi va a pulire una semplice cunetta dove passa l'acqua, che è una figura importante, se non c'è resta sempre sporca. Con questi lavoratori si può fare e si fa anche bene, non deve essere solo per 6 mesi o per 1 anno e poi finisce, dobbiamo fare un programma e mettere in campo alcune
misure e anche strumenti per cercare di farli restare all'interno di un'amministrazione che possa essere pubblico o privata, con una proiezione di portarle poi alla pensione, perché mediamente... Quindi continuità e stabilità. Perché l'età media è 45-50 anni, io la dico tutta, io sono un cinquantenne. Non si direbbe, Grazie. Al momento vivo con un po' di soldini che mi dà mia moglie, perché lei è un'imprenditrice e anche lei ha le sue difficoltà. Ci aiutiamo come meglio possiamo, però c'è gente che non ha neanche questo e che comunque si vuole mettere in gioco, anche perché precedentemente nell'età, diciamo, giovanile hanno studiato e hanno delle caratteristiche importanti che servono in questa amministrazione. Non dobbiamo sottovalutarle queste figure. Le competenze in effetti ci sono anche perché non a caso, insomma, ci sono una serie anche di persone che erano anche dirigenti di azienda, sì, che si sono ritrovati magari il loro malgrado in mobilità. E quindi insomma c'è davvero da ricollocare delle professionalità. E poi c'è tutta anche una parte invece che in mobilità appunto non c'è potuto andare, che si ritrova invece disoccupato, e lì è ancora tutt'altra problematica, perché lì invece c'è appunto da attingere eventualmente a dote lavoro o altre situazioni, dove anche lì pare che la situazione non sia totalmente rosa. È ferma, anche lì è un po' ferma, perché penso che il capitolo politiche attive lo stesso iter, quindi finché non ci sarà una definizione di quello che è la parte implementazione banca dati e conseguente residuo e quant'altro, non si possa iniziare a lavorare in maniera trasparente, che poi è il problema principale, la trasparenza. Io continuo a fare degli appelli al Presidente Oliverio e all'amministrazione regionale, alla nuova Assessore Robbe. Sulla trasparenza, noi abbiamo bisogno di avere delle informazioni che siano veloci, non che passino attraverso comunicati, voci di corridoio, parole dette tra le righe. Noi abbiamo bisogno di carte, abbiamo la necessità che, non dico settimanalmente, ma l'ho già detto più e più volte, l'ho anche messo per iscritto, ogni 15 giorni ci vuole uno stato di avanzamento lavori, perché io mi rendo conto che loro meritocraticamente stanno cercando di fare il massimo e di adoperarsi per risolvere questa situazione, ma noi siamo a casa che aspettiamo da 6 mesi e da 6 mesi non percepiamo un euro. Il problema è che noi abbiamo l'urgenza di mettere il piatto sulla tavola. Mi rendo conto che loro hanno i tempi tecnici e burocratici, ma che non collimano con le esigenze delle persone. Qui abbiamo delle situazioni che sono realmente drammatiche, e fatta eccezione dai casi in cui, come Tonino, ha la fortuna di avere una stabilità familiare o io una famiglia alle spalle, ci sono delle persone che si trovano completamente allo sbando. Poi bisogna anche dire che ci sono state delle misure di sostegno alla povertà, quindi delle misure da parte del governo come la REI, come l'Exesia, che purtroppo hanno fatto anche fatica a decollare, e ancora tutt'oggi... Anche lì ci sono dei ritardi. E anche lì io sono in attesa da 7 mesi di definizione. Quindi bisogna anche dire che ti trovi in delle situazioni dove dici, vabbè, voi il Dipartimento dovrebbe tutelarmi, occuparsi di me, e che addirittura non mi riceve? Beh, allora queste sono quelle cose che poi creano quella credine che si dismette la volontà a dialogare pacificamente e ti fa scendere in piazza. Allora dico un plauso ai vecchi lottatori di una volta che andavano lì, si mettevano con le tende, stavano giorni e giorni a combattere. Probabilmente forse vogliono questo, dobbiamo ritornare ancora. Io ho ritenuto opportuno creare un dipartimento insieme a queste persone che insomma lo condividono con me, che era più sull'impronta del dialogo costruttivo e propositivo. Troviamo le soluzioni, tanto le cose che non vanno le conosciamo già, troviamo le soluzioni. E in questo ci siamo affiancati alla giunta regionale. C'è stato un incontro anche col prefetto proprio qualche giorno fa. Sì, giorno 26. Pacifico, lo abbiamo fatto questo nella prima parte della trasmissione, sì. C'è stato questo sit-in pacifico e contemporaneamente c'era un incontro col prefetto. Sì, sono stata a colloquio con lui una 20 minuti, una persona che si è messa subito a disposizione con grande
spirito di abnegazione per la pratica in essere, considerato che è un papà e anche lui quindi sa esattamente quali sono le difficoltà del momento. Logicamente non è proprio la persona specifica per risolvere la cosa, ma sicuramente ci ha dato un grande apporto, perché è stato lui stesso a prendere il telefono e comunicare col Presidente della Regione per conoscere da una parte lo stato dell'arte. Poi ha chiamato l'INPS nazionale e poi alla presenza dell'onorevole Orrico, che ringrazio ancora per la sua sollecita partecipazione al nostro invito, siamo riusciti ad arrivare al ministro Di Maio e quindi con lui cerchiamo di intravedere una sorta di chiarezza. Noi abbiamo bisogno di chiarezza. Facciamo un attimo il punto della situazione, quindi al di là di questi incontri ovviamente che sono fondamentali con quelli che sono gli enti e le istituzioni territoriali, quindi tentativi di incontro, magari anche ai tavoli tecnici, ai quali però paradossalmente non venite invitati. No, noi no. Noi veniamo esclusi dai tavoli tecnici, nonostante avessimo scelto di costituire questo dipartimento perché volevamo tutelare la categoria, essendo noi la categoria e quindi esponenti più adeguati. Non siete comunque riconosciuti, mettiamola così. È come se non foste riconosciuti dalla No, non come se. Noi non siamo riconosciuti dalla Regione Calabria, perché le altri enti ci riconoscono tutti, in quanto il CSA comunque è un sindacato a tutti gli effetti, presenti, tra l'altro è il secondo in Calabria per l'RSU, insomma negli enti pubblici proprio, però non veniamo invitati. Siamo stati un giorno invitati dall'assessore Robbe nel mese di maggio, se non erro, e eravamo favorevolmente colpiti dal fatto che avesse inteso, insomma, incontrarci per dialogare con noi sulle nostre proposte, ma al momento dell'arrivo non ci ha ricevuto perché erano impegnati in un'altra situazione, a detta loro, di più importante. Più immediato forse, più immediato, necessità di risoluzione. Sì. Quindi, detto ciò, quindi allora. Poi c'è stato un ulteriore invito, ma non a noi, poi c'è stato l'ultimo tavolo che si è svolto tipo la settimana scorsa, se non erro, dove sono stati invitati tutti, ma veramente tutti, compreso il collega di prima della Confial, tranne il CSA Tirocinanti. Quindi restiamo sempre un po' basiti su questa loro trattamento non solo antisindacale nei confronti di una confederata importante, ma soprattutto nei nostri riguardi, il Dipartimento regionale lavoro dovrebbe essere la tutela dei lavoratori cittadini della Regione Calabria. Quindi questa loro difficoltà a relazionarsi con noi è una cosa che ci lascia molto sorpresi e ci chiediamo anche il come mai questo perpetrarsi di questa situazione, perché ormai è già la seconda volta. Quindi veniamo costretti quasi a dover manifestare per essere ricevuti, come è successo nella manifestazione del 22 maggio, che per avere un dialogo. Voglio pensare che si siano distratti, mettiamola così. Voglio essere buona in questo caso e non pensare che abbiano perso il numero di telefono. Andiamo oltre. Detto insomma questo discorso degli incontri e dei dialoghi a livello regionale, adesso attendiamo questo incontro istituzionale ai massimi vertici piraino che avverrà giorno 3 luglio, quindi siamo praticamente a martedì prossimo, ormai è imminente. Ci auguriamo che venga fuori finalmente una parola fine o comunque si sblocchi la situazione e che questi benedetti conti finalmente tornino, perché noi prima di andare in onda l'abbiamo fatti due conti e c'è qualche milione di euro che fluttua, ce lo siamo persi per strada o sbaglio? Da quello che abbiamo nelle mani sembra che qualcosa non torni, ma io mi auguro con un'immensa soddisfazione il giorno 4 di ricevere una buona notizia. Ma volevo aggiungere un elemento che ci è sfuggito, ma che è quello della banca dati. È qui che un pochettino si inceppa, diciamo, la macchina. A che punto è questa banca? La banca dati, che io personalmente riconosco un grande lavoro ai funzionari regionali, che dal 2009 ad oggi non era stato fatto niente. Più volte chiesto dall'INPS questa
benedetta o maledetta banca dati, che comunque è stata fatta da questi dirigenti e funzionari della Regione Calabria. Solo che adesso devono quadrare i conti. E qui è un pochettino che si inceppa, diciamo, la macchina, perché la Regione Calabria fa un conteggio di erogazione. L'INPS nazionale, per bocca dell'INPS, dice che fa un conteggio per decreto. Quindi adesso devono mettere i documenti sul tavolo e dice, perché si parte da un decreto Poletti, soldi, 290 milioni di euro, è da lì che poi si scorporano un pochettino le somme, e a conti fatti dalla Regione Calabria dovrebbero restare 36 milioni di euro, a conti fatti dall'INPS nazionale resterebbero 6 milioni di euro. Quindi c'è un gap, si dice così, sono 30 milioni di euro. Quindi la differenza 39 milioni circa. 39, ho sbagliato qualche spicciolo, quindi bisogna vedere un attimino come correggere queste cose. Naturalmente, una volta corrette, che sicuramente, e sono convinto che la Regione Calabria ha ragione, fare questo decreto e firmare le convenzioni, perché se non si fa una convenzione con le somme non si può fare la copertura finanziaria a quei comuni che hanno aderito al bando e che sono in graduatoria. Infatti, perché me l'ha praticamente anticipato, perché ci sono tutta una serie di enti, istituzioni che hanno aderito pronti al bando, hanno fatto le richieste in tempo utile, sì, e sono in attesa appunto soltanto della copertura finanziaria per firmare la convenzione e fare la richiesta dei lavoratori. Quindi è tutta quanta una macchina organizzativa praticamente pronta, con la chiave inserita soltanto da mettere in moto. Manca la batteria. Sì. O la benzina, come lo vogliamo chiamare. Io penso che comunque giorno 3, dato che è un tavolo molto tecnico, quindi gli elementi li abbiamo anche forniti a chi sarà presente a quel tavolo, che la discussione sarà costruttiva, ma sicuramente oltre a essere costruttiva ci sarà anche la politica che dovrà intervenire, quindi la politica regionale, per cercare di mettere veramente in luce questa situazione. Io penso che comunque con l'accordo del 7-12-2016, dove si passava da politiche passive a politiche attive, siamo qui oggi comunque a discutere, perché se non c'era quell'accordo non c'era neanche questa discussione oggi. Però chi ha fatto quell'accordo doveva continuare a portare avanti la difesa di questi lavoratori che sono passati da politiche passive a politiche attive. Abbiamo perso una bella fetta di lavoratori per strada, però oggi che siamo arrivati comunque a un capolinea, dobbiamo cercare di metterci un paletto e costruire, non dico un grattacielo, ma almeno una piccola casetta. Che cosa significa casetta? Significa quel poco di lavoro che a fine mese puoi portare a casa, quel poco che riusciamo ad avere e a portare avanti la famiglia. Alla data di oggi sono 500 euro. Perché le 500 euro? Perché nel mese, il 1° febbraio 2018, il sottoscritto e la sottoscritta siamo andati di persona al Consiglio regionale a Reggio Calabria a parlare col Presidente, a dire che noi non eravamo d'accordo sul bando che stava per fare. Lo diciamo ufficialmente, perché qualcuno ci ha accusato che siamo andati a fare accordi nostri. No, noi siamo andati a fare discussione per noi. Non eravamo d'accordo per le 500 euro, perché si passava da 800 a 500, un taglio troppo forte. Lui ci ha detto in quell'occasione che ci stava portando tutti allo stesso livello, tirocinanti, enti pubblici e privati, tribunale, scuola, beni culturali, tutti per come prevede il bando a livello nazionale. A quel punto ci siamo trovati con le spalle al muro, abbiamo detto ok, andiamo avanti, poi mangiando potrebbe venire l'appetito. Che cosa significa? Che nel frattempo che partiva, lui ha detto pure che se restavano delle somme a disposizione l'avrebbe ripartita, quindi no, spalmata, secondo spalmata anno, sulle figure, sui numeri che erano stati reinseriti con questo tirocinio, che per lui, questo tirocinio per il Presidente, quindi la Giunta, deve essere un reinserimento nel mondo del lavoro di questi lavoratori. Il bacino in Calabria è di 26.000 unità, la banca dati, 26.000. Però realmente quelli che sono, diciamo, sono più predisposti a rientrare con queste 5.000, siamo intorno a 5.000, 6.000. Ma qualsiasi esso sia il numero, l'importante è che si hanno
Se ha chiarezza e se ha soprattutto contezza di quello che si dice e quello che si fa. Siamo in chiusura, ricordiamolo, sono i dati degli ultimi giorni, insomma la Calabria è una fra le regioni più povere d'Italia, sono i dati Istat, e quindi sicuramente insomma anche queste 5.000 famiglie hanno necessità perché rientrano insomma anche fra questi numeri. Siamo veramente in chiusura, quindi io non posso che ringraziarvi ancora nuovamente per aver accettato il nostro invito qui in trasmissione, formularvi un in bocca al lupo affinché tutto quanto si risolva nel più breve tempo possibile. Grazie a te Alessandra. Continueremo a seguire questa vicenda con la speranza davvero che il 3 luglio si possa scrivere la parola fine a questa odissea e che insomma l'inizio davvero di una nuova avventura con la firma dei contratti. Vi aspetteremo davvero per festeggiare magari. Grazie ancora a voi, grazie ai telespettatori che hanno scelto anche oggi di seguire Linea Rovente. L'augurio è quello di un buon proseguimento di giornata, naturalmente in compagnia dei nostri programmi. Alla prossima. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.